Allora, Natale visto dall'alto è il tema, no? Perché Natale, magari ognuno ha la sua veduta, vero o no? Non so voi come vedete Natale, ma comunque c'è gente... I commercianti vedono Natale così, perché per loro fanno tutto il... Io so che il mio capo a quel tempo lui guadagnava tutto vicino a Natale. Oppure altri invece, ecco i bambini, come vedono Natale i bambini, loro vedono i regali. Oppure c'è... No. Vai due indietro. Ancora. Il padre vede il sacchino, oppure quello che è, insomma. Vede Natale è un momento di mangiare bene, proprio, no? Invece la madre come vede Natale? Tanti piatti da pulire, ecco. Cioè Natale uno può anche avere dei sentimenti belli o anche dei sentimenti brutti, no? Ecco, qualcuno non vede Natale proprio, anche se senti certe persone che dicono io odio Natale. Ecco, per cui ci sono un po' di tutti. Un altro? Ora vogliamo vedere Natale dall'alto, va bene? Sì, magari bisogna spegnere, abbassare un po' le luci così si vede meglio. Allora, gli angeli che sono i protagonisti... Avete capito che erano angeli o no? Qualcuno non ha capito? Alzi la mano. Ok, allora, abbiamo capito che loro erano angeli e vedevano Natale dal loro punto di vista. Per esempio c'era Gabriele, no? Conoscete tutti Gabriele, era la Emma, che lui più volte è sceso sulla terra, ha fatto due grandi uscite per annunciare due nascite importanti, uno a Zaccaria. Conoscete Zaccaria, il vescovo di Gerusalemme in quel momento, che lui aveva già tanti anni, non so, 80 anni, e doveva invece avere un figlio. E non ci è mica creduto, come ha detto anche la Emma giustamente. E poi la nascita, un'altra nascita miracolosa di una ragazza giovane che neanche era sposata, Maria. Allora, questa nascita, gli angeli l'hanno capito, non so noi, però gli angeli hanno capito che era una cosa, proprio una bomba, proprio una sensazione. E tre volte si sono stupiti, gli angeli, vero o no? Tre volte si sono stupiti. Una volta, come il Messia, il figlio del capo, ma non lo sapevo che c'è proprio il figlio del nostro capo. E la seconda, come soltanto una stella? Non possiamo mettere tante? E perché cantiamo solo per quei pochi pastori? Perché non abbiamo, magari cantiamo in piazza a New York, così sentono tutti? Allora, io oggi vorrei approfondire solo un dubbio, no? Perché... Come mai il figlio del capo? Non ci posso credere. Ma lui stesso in persona è una sensazione. Cosa è una sensazione? No? Noi a volte ci chiediamo. Ecco, noi pensiamo, la sensazione deve essere scritta in tutti i giornali, sì o no? Per esempio come questa. Ecco, questa sì che è una sensazione, perché Kate Middleton ha fatto così con gli occhi, così un po' storto, e questa cosa che ha girato gli occhi è andata su tutti i giornali. Questo sì che è una sensazione, sì o no? Una ragazza che sempre si comporta bene, una volta fa così, naturalmente è un po' stupido. Invece, cos'è una sensazione? Perché quando è nato Gesù, perché non c'erano delle telecamere che tutti inquadravano quella stalla, la gente si faceva il selfie con il Messia, no? Perché? Vorrei leggere un versetto molto importante. Ecco, sta apparendo.
Ma al momento stabilito, nel momento che Dio aveva stabilito, Dio ha mandato suo figlio, nato da una donna e sottoposto alla legge. Questo è il vero titolo che dovrebbe essere scritto su tutti i giornali, secondo me, è questo qua, è scritto in rosso. Dio ha mandato suo figlio. Ma quando mai? Quando mai Dio manda suo figlio sulla terra? Cioè è una roba bombastica. Questa è una sensazione. Invece, neanche un giornale ha scritto questo titolo, neanche uno. Neanche su Facebook, nessuno ha riportato questa notizia in quel tempo. Vedete, noi oggi, no? Siamo bombardati di sensazioni, di titoli cubitali, di momenti, no? Pazzeschi. Se voi pensate un attimo, la settimana scorsa, lunedì, cosa è successo? Tutte le telecamere lì a Sydney, no? C'era un attentato, ha ucciso due persone, tutti correvano lì telecamere. Martedì, un altro attentato in Pakistan, hanno ucciso 132 bambini. E tutti i giornali, erano pieni. È interessante questo, perché se voi guardate poi mercoledì, quella notizia quasi non si trovava più, era già scesa in terzo piano. E giovedì un'altra cosa, 158 donne e bambini rapiti da Boko Haram in Nigeria, no? Una paf dopo l'altra, paf, pom. Le notizie arrivano, ti colpiscono e poi paf, se ne vanno. Già il giorno dopo non ci pensi più. Sapete, e questo è il nostro mondo, ci sono tante notizie, tante sensazioni, però c'è una cosa che non è mai passata. Non è passata, che Dio è venuto in questo mondo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, noi lo proclamiamo. Cioè questa cosa non sarà mai dimenticata. Possono dimenticare tante cose che succedono nel mondo, cioè tutte quelle cose che succedono, possono essere anche grosse, grandi, ma vengono dimenticate. Già il giorno dopo non ci pensi più. Invece quella sensazione che Dio ha mandato suo figlio sulla terra non sarà dimenticata. Dio in Gesù Cristo viene Dio stesso a trovarci in questo mondo. Lui manda il suo figlio, la Bibbia dice, dopo aver parlato tante volte per mezzo dei profeti, dice la Bibbia in Ebrei 1 versetto 1, alla fine Dio manda suo figlio. Prima ha mandato i messaggeri, profeta 1, profeta 2, e alla fine Gesù. Dio stesso mette piedi su questa terra, su questo pianeta. E perché? Qualcuno sa perché? Adesso non rispondere, vi faccio vedere un versetto del perché. No, aspetta. Prima di far vedere, vi ho portato una cosa. Un regalo, doveva essere rosso, adesso è blu, lo stesso. Questo è un regalo, perché sapete, in Gesù Cristo Dio ci fa un grandissimo regalo, un grandissimo dono. Allora, vogliamo vedere cosa c'è dentro? Sì? No, volevo aprirlo io. No, dopo. Vediamo cosa c'è dentro, va bene? Qua dentro, anche se non lo sapete ancora, qua dentro c'è il perché. Il perché. Perché Dio manda suo figlio sulla terra? Ci sono due cose dentro, vero? Una girata così, una girata. Questa è la prima cosa. Riscatto. Cos'è il riscatto? Boh. E un'altra cosa c'è. Anche questa è un po' strana. Cos'è? Adozione. Come io già, mia madre, mio padre ci sono. Ciao. Adozione. Adesso facciamo vedere il versetto. Adesso richiudo. Chi può fare la cosa qua sopra?
Dopo mi serve ancora. Vedete, forse qualcuno ha visto Roberto Benigni, o no? Sì, qualcuno là in fondo? Roberto Benigni, io ho sentito l'introduzione a TG1 che ha detto: ah, i 10 comandamenti sono 10 regali che Dio ci mette sotto l'albero, vero o no? Ha detto così? 10 regali sotto l'albero. Ma siete convinti che sono 10 regali sotto l'albero, questi 10 comandamenti? Non so come li concepite voi questi regali. Cioè, sono regole o no? Non dire delle bugie. Cioè, sapete qual è quello più difficile in Italia? L'ho visto una statistica. Avete visto nella Repubblica la statistica? No, era nell'Espresso. C'era scritto che il comandamento più difficile secondo la statistica, hanno fatto proprio un sondaggio, è che... lei dice non rubare, anche Benigni pensava così, eh? Però quello più difficile in Italia dicevano che era il non desiderare la donna d'altri. Questo è quello più difficile. Quindi i 10 comandamenti non sono proprio dei regali, sono delle regole, no? Che sarebbe molto bello metterle in pratica. Invece questo sì che è un regalo, questo sì che è un regalo. Ma è un regalo potentissimo. Sapete perché? Allora, parliamo, ci sono due parole: riscattare, riscattarci e adottarci. Queste sono le due cose che Dio ci dona in Gesù Cristo. Cosa vuol dire riscattarci? Voi sapete, bambini, cos'è riscattare? Ok, la princess lo sa, ma gli altri forse no. Riscattarci vuol dire pagare un prezzo. Gesù è venuto su questa terra per pagare un prezzo. Possiamo fare il prossimo. Sapete, in Siria c'era un italiano che si chiama Federico, non Giuliano, Federico Motka, che era stato rapito dallo Stato Islamico. E sapete come l'hanno liberato quello lì? Come l'hanno fatto? Chi lo sa? Hanno pagato quanto? 100 euro? 200 euro? Quanto? Molto di più. Quanto, quanto vale quella vita lì di questo Federico? La vita non ha preso. Non ha preso? Quanto hanno pagato per lui? 6 milioncini. Sono tanti? Non si sa. Vedete, 6 milioni di euro per liberare un uomo. E la nostra vita, quanto vale? Quanto vale la tua? Sapete, la Bibbia dice che noi siamo ostaggi. Noi siamo ostaggi. Non siamo ostaggi dello Stato Islamico. Non siamo neanche ostaggi di Renzi. La Bibbia dice che noi siamo ostaggi del peccato. Noi siamo schiavi del peccato. E questa schiavitù, sai dove ci porta? Alla morte. Perché la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. E se noi restiamo così come siamo, siamo fritti. Siamo spacciati. Ci vuole qualcuno che ci libera. Ci vuole qualcuno che paga un riscatto. Adesso vi faccio una scena, vi vorrei dimostrare... Immaginatevi una scena. Voi avete presente ancora che c'erano questi estremisti in Pakistan che avevano 500 bambini come ostaggi? Che avevano questi bambini, loro stavano lì con i loro fucili, erano ostaggi. E adesso figuriamoci, viene il figlio del re del Pakistan. So che non c'è un re in Pakistan, ma comunque immaginiamoci che c'è un re in Pakistan e lui manda suo figlio del re e lui dice: prendete me, lasciate andare questi bambini, torturate me, massacrate me al posto di questi bambini. Ma voi pensate che uno lo farebbe? No. Non lo farebbe il principe.
Il principe, lui resta nel suo castello, lui resta nella sua ricchezza, non si fa massacrare, piuttosto fa massacrare gli altri. È vero o no? Cioè questo principe deve ancora nascere quello che si fa torturare e massacrare al posto di qualcun altro. Non c'è. Invece Gesù sì. Gesù ha detto sì, io vengo per riscattarvi. E per questo non c'è un prezzo troppo alto, non c'è un prezzo troppo alto che io sono disposto a pagare. La mia vita, la vita del Figlio di Dio. Gesù è venuto per riscattarci, e un'altra cosa, un altro grandissimo regalo che non neanche possiamo immaginare quanto è grande, per adottarci, per riscattarci e per adottarci. Possiamo poi andare avanti. Gesù è venuto in questo mondo, vedete, tanti pensano, tanti si illudono e pensano che siamo tutti figli di Dio, vero o no? Ma quante volte l'ho sentito? Siamo tutti figli di Dio, non è così, non è così, non siamo tutti figli di Dio, noi siamo tutti figli del peccato, noi siamo tutti ostaggi del diavolo, non siamo figli di Dio di nascita, ma dobbiamo diventare figli di Dio. Come diventiamo figli di Dio? Per adozione, adozione. Gesù è venuto in casa sua, i suoi, che siamo noi del mondo, i suoi non l'hanno mica ricevuto, hanno detto ma chi è questo bambino? Ah, lo massacriamo, diceva Erode. Lui è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno mica ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, che erano pochi comunque, egli ha dato il diritto, egli ha dato il diritto di diventare, vedete questa parola? Di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo vuol dire adozione, che noi possiamo diventare figli di Dio, non lo siamo. Cosa vuol dire adozione? Tre cose vuol dire adozione. La prima cosa, io entro in una relazione con Dio. Dio diventa mio padre. Io, da quel momento lì, quando sono adottato, io posso dire padre. Non lo devo più chiamare Dio, ma lo chiamo padre. Mio padre. E la seconda cosa, nel momento che sono adottato da Dio, faccio parte di una famiglia. Tutti figli di Dio sono una famiglia. Qua tanti di questi presenti qua sono i miei fratelli, sono le mie sorelle. È bellissimo questo, è fantastico. E la terza cosa, se divento figlio, cosa divento anche automaticamente? Se uno di qua viene adottato da Berlusconi, cosa diventa automaticamente? Diventa anche erede. Non vorresti essere erede di Berlusconi? No. Però io preferisco, quasi quasi, diventare erede di Dio. Sapete qual è l'eredità che mi spetta? Non sono i soldi, perché poi non ci saranno più necessari i soldi, ma è la vita eterna, questa è l'eredità. Quindi io vi dico, a essere adottati da Dio è la cosa più bella, più grande che possa capitarci. Non esiste niente che possa essere paragonato a questo. Il Dio dell'universo vuole adottare noi esseri umani, quelli che lo amano e quelli che lo cercano e quelli che credono. Vedete, io ho questo regalo qua, no? Questo è il dono di Dio, vero o no? È fantastico questo regalo, è grande, vero o no? Siete d'accordo? Ora, in teoria, no? Se uno pensa bene, tutti dovrebbero accettarlo o no? Quando una cosa è bella, quando una cosa è fantastica e quando una cosa è in più anche gratuita. Adesso vorrei cercare di dare questo regalo a qualcuno. C'è qualcuno che posso darti questo regalo? Sì.
cosa cioè, vuoi? Questo è il dono di Dio. No, ma cosa vuoi? Io non voglio niente. Oggi nessuno regala niente a nessuno. Nella vita bisogna guadagnarsene le cose. Oggi nessuno regala niente a nessuno. Ah. Non lo voglio, no? Va bene, se non vuoi. Ma che c'è qualcun altro? C'è qualcun altro che... Ah, ci passa uno, vedo un passante lì. Vedo un passante. Ecco, questo è un dono di Dio proprio per lei. Ah, un regalo? Sì, un regalo. È gratis. Ma secondo me c'è un trucco sotto. Non mi fido, cioè secondo me è una bomba. Lo tengo pure, va. Grazie. Sicuramente è una bomba, sì. Magari trovo un altro. Ecco, c'è un altro passante che passa per la strada. Ecco, io ho questo regalo, posso darvelo? È gratuito? Non vedi che sono occupato? Cioè, c'è tutte le mani piene. C'ho tre soldi qua per Natale. No, tientelo. Beh, me lo tengo. È il più importante è quella roba lì, vero? No. Vedete? Questo è la realtà in cui viviamo. Questa è la nostra realtà. Se tu esci da questa porta, trovi questi tre persone. Ve lo prometto. Come? Mi vuoi dare una cosa gratuita? Ma sei matto? Ma oggi chi ti dà qualcosa gratuito? Ci vuole magari sotto sotto vendere qualcosa. Allora, se io vorrei un attimo pensare, ma liberati un po', se no ti voci. Possiamo anche abbassare un po' la temperatura, perché qua c'è un caldo infernale. Allora, io vorrei prendere come esempio l'ultimo. Lui viene alle mani piene, però no, pieno di regali. Non ho... Cioè, come faccio a prendere il regalo? Le mani legate, cioè, con le buste. Sapete cosa dobbiamo fare? Perché questa è una domanda importante. Cosa dobbiamo fare? Cosa devo fare io per essere adottato da Dio? Cosa devo fare? Lo sapete? Due cose. E pensando bene a questo passante, che non l'abbiamo mica riconosciuto perché era un po'... Lui doveva fare due cose. Due cose doveva fare. Cosa doveva fare? Chi lo sa? Cosa doveva fare lui per prendere questo regalo? Lasciare i regali, metterli a terra, giù. E poi? E poi prendere. Doveva fare due mosse. Mollare e prendere. Mollare e prendere. E sapete, tradotto per noi, cosa vuol dire? Vediamo il prossimo. Ecco, qua ci sono scritte le due cose che dobbiamo fare. Questo è Gesù che parla. E Gesù dice, il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Due cose, credere e ravvederci. Ravvederci vuol dire mollare i pacchetti che abbiamo in mano, liberarci le mani. E poi dobbiamo credere vuol dire accettare, prendere. Chi avrebbe mai creduto che in quella stalla, in quel sporco e puzza, in quella puzza, in quella mangiatoia, quel bambino sarebbe il re? Chi l'avrebbe mai pensato di voi? Io no. Lì ci vuole fede. Devi credere che questo bambino è veramente il figlio di Dio, il re dell'universo. Fede vuol dire, io credo che quando hanno ucciso Gesù, lui lo ha fatto per me. Questo vuol dire credere. Lo ha fatto per me, esclusivamente per me e per te. Vai avanti. Vedi, due cose.
C'è il bambino nella mangiatoia, che nessuno avrebbe creduto il re, e poi c'è quell'altra foto lì, che vuol dire ravvedersi. Ravvedersi vuol dire mollare il nostro peccato. Prima riconoscerlo, riconoscere il peccato, identificarlo e poi mollarlo, dire basta, io non lo voglio più, perché questo peccato mi uccide. Io voglio fare un'inversione di marcia a 180 gradi. Finora sono andato in quella direzione, ora voglio cambiare, voglio andare nell'altra direzione, voglio scrivere un nuovo capitolo. Prima sono andato sulla strada larga dove camminano tutti, dice la Bibbia. Invece adesso voglio camminare sulla via stretta, entrare per la porta stretta. Vedete, uno poteva anche dire, io prendo il regalo ma mi tengo anche le borse. Non è possibile. Gesù dice, dobbiamo mollare il nostro peccato. E dopo dobbiamo prendere. Ancora? E Gesù è venuto per questo, per riscattarci, adesso ho finito, per riscattarci e per adottarci e per farci diventare figli di Dio. Chi vuole? Chi desidera? Vedete, Dio non invaderà mai la tua vita, dipende solo da te. Gesù ha già fatto tutto per te, ma adesso questo regalo Lui non te lo impone, non te lo mette in braccia per forza, no, non lo farà Dio. Lui te lo offre, e se tu te ne vai, e se tu dici grazie, non ho bisogno, Dio non corre dietro a te. Dio non ti corre dietro, perché Dio ti dà la libertà. Quindi noi, ognuno di noi deve fare una scelta. Queste tre persone che sono venuti qua, non si sono fidati. E no, questo regalo non lo voglio. Vero o no? E questo è il nostro mondo. Io vi dico che la maggioranza in questo mondo non accetterà il regalo di Dio, non lo prenderà, non si fiderà. Sono diffidenti. Dicono no, c'è un trucco dietro. Mi vuoi incastrare? No, Dio non ti vuole incastrare. Dio ti vuole adottare. Vuole che tu diventi suo figlio. Lui vuole entrare con un rapporto con te perché Lui ti ama. Lui ha un amore pazzesco per te e vuole che tu lo conosci, e Lui vuole avere questo rapporto con te.